vi interrompo, che poi avere il collegamento con Puzza è sempre complicato, da quello che mi dicono questa sera, doveva essere in piazza. Buonasera Stefano, benvenuto, bentornato. Buonasera a voi. Allora, io l'aspettavo in piazza con tutti i suoi compagni di Ventura, invece questa sera lei si trova, credo, a casa. Sì, sono a casa perché sono una persona normale, ho avuto un attacco di gastrite. No, pensavo che con tutta l'acqua che avete preso dagli idranti aveste preso broncopolmoniti o altro, ecco, è solo una gastrite? Sì, io soffrivo già di gastrite e oggi proprio adesso purtroppo. Ecco, ma che sta succedendo al movimento? Perché ha sentito Tommaso Cerno ha detto che avevate un messaggio molto alto rispetto a quello che poi è finito per dentro un'altra maglia di un ingranaggio più grande che vi ha un po' eliminati dal centro di quella protesta di cui parlava Tommaso. Che sta succedendo alla vostra ribellione? Ma la nostra ribellione non sta succedendo nulla, si sta solo ingrandendo e meno male perché Trieste è stata la scintilla. I portuali di Trieste hanno voluto prima di tutto difendersi tra di loro e solidarizzare tra di loro. Poi si sono resi conto che tutti i lavoratori di Trieste avevano questo problema e quindi si sono uniti a loro e adesso hanno intenzione di far sentire la propria voce e di difendere anche i lavoratori, ecco, che stanno arrivando dalle altre città. Stefano, però mi scusi, perché i portuali si dissociano da lei e dalla protesta? Perché questo è un punto. Io alle mie spalle tra poco darò la voce agli altri suoi colleghi e amici che sono scesi in piazza e difendono questa idea. Ma i portuali hanno scelto di staccarsi da voi, è vero o no? Guardi, le posso assicurare che proprio oggi ero insieme ai miei fratelli portuali e nessuno si è dissociato da nulla. Io li ho incontrati, una parte dei portuali si è dissociato, sì, ma non sicuramente tutti. Questo noi non critichiamo nessuno, è giusto che tutti fanno le proprie scelte. Scusi, ma Stefano, li posso assicurare che non tutti non si sono staccati, però vedevo, scusiamo, andiamo a in collegamento.